podcast. Una cosa è stata subito evidente ieri quando Mario Draghi è andato al Senato a riferire su quel che il nostro paese sta facendo di fronte alla guerra in Ucraina. La pazienza del Presidente del Consiglio è finita. Io sono Annalisa Cuzzocrea, questo è Daytime della Stampa. E quindi Draghi ha concluso il suo intervento ricordando una cosa molto semplice, cioè che c'è una risoluzione votata da quasi tutto il Parlamento con cui si è chiesto al governo italiano di aiutare Kiev, il governo ucraino, con ogni mezzo, dagli aiuti alimentari a quelli militari. È quello che continueremo a fare, ha detto Draghi, facendo capire ai partiti della maggioranza: me lo avete chiesto voi. Dopodiché si è scatenato il balletto degli interventi, tutti tesi a distinguersi e attaccarsi a vicenda i vari partiti, pur avendo deciso appena 2 mesi fa di agire nello stesso modo. E spiccava particolarmente l'intervento del segretario della Lega Matteo Salvini, che ha chiesto delle cose molto precise a Mario Draghi. Ha detto: deve essere il premier italiano a chiedere a Putin di sbloccare il grano nei porti perché l'Africa non muoia di fame, perché secondo Salvini, se glielo chiede Draghi, Putin lo farà. E deve essere sempre Draghi a chiedere a Mosca di ritirare la sua candidatura per l'Expo in favore della candidatura di Odessa, perché anche in quel caso, Salvini ne è convinto, Putin eseguirà. Ed ecco la terza richiesta. Chieda un cessate il fuoco di 48 ore e sono convinto che verrà ascoltato con attenzione. Insomma, c'è un pezzo di Parlamento italiano guidato dal segretario della Lega convinto che a Putin basti chiedere le cose con gentilezza perché lui esegua, e fosse così la guerra sarebbe probabilmente già finita, ma questo non si può dire a chi continua a ripetere che l'Italia non sta facendo abbastanza. E Draghi, dopo aver assecondato i capricci della maggioranza per mesi, da questo sulle armi all'Ucraina alla concorrenza, dalla delega fiscale alla riforma del catasto, passando per la giustizia, ha deciso che basta così. Ieri ha convocato un consiglio dei ministri all'improvviso, semplicemente per comunicazioni del presidente. E cosa ha detto in queste comunicazioni? Ha detto: la riforma della concorrenza fa parte degli impegni presi per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cioè per i fondi che ci dà l'Europa per ottenere quei fondi, e quindi va votata, smettendo di litigare sulle licenze balneari e su tutte le cose che al centrodestra non vanno bene, perché spera il centrodestra di rinviare ancora una volta quella riforma. Va votata entro maggio e ci sarà il voto di fiducia. I partiti non hanno detto nulla, sono stati in silenzio. Il Consiglio dei Ministri è durato meno di 10 minuti, ma bisognerà vedere cosa succede adesso. È difficile che si possa derogare a questa richiesta di Draghi, perché è stata davvero una richiesta ultimativa. Se non si fa così, salta tutto. No, non è una banalità, la verità è la sensazione che la poesia ti legga più che venir letta. La sensazione che hai è che tu sei letto dalla poesia. È arrivato anche Lorenzo Giovanotti al Salone del Libro insieme a Nicola Crocetti, con cui ha scritto il suo Poesie da spiaggia, che sta scalando le classifiche ed è un'antologia di poesie bellissime di ogni tempo. Avete sentito il cantante sulla poesia, sembra che sia la poesia a leggerti dentro, non tu a leggere lei. È un Salone del Libro pieno di persone, pieno di ragazzi, e fa molta impressione questo se si paragona ai dati che sono stati rivelati ieri da Save the Children, secondo cui il 51% dei quindicenni italiani non è in grado di capire il testo che legge. Cosa significa questa contraddizione? Significa che di saloni del libro ce ne dovrebbero essere tanti, non solo a Torino. C'è troppa disparità nella diffusione della cultura in Italia, c'è da sempre, c'è sempre di più, ed è una delle diseguaglianze che vanno sanate.